Innanzitutto mi complimento per che siamo ancora qui, il pomeriggio è diventato lungo e io credo che adesso se c'è qualcuno che vuole fare magari qualche domanda può fare. Prima di dare la parola alla domanda volevo, perché questo mi era stato chiesto, di commentare un po' e di fare qualche riflessione su quanto sono emerso in questo pomeriggio dalle varie testimonianze. Così, io vorrei innanzitutto ringraziarvi qui della vostra presenza. In particolare volevo ringraziare un gruppo di voi che viene da molto lontano, cioè alcuni membri della mia famiglia che vengono da Treviso e sono venuti a passare questo weekend qui con noi. Tra l'altro nella nostra famiglia, io sono stato quasi 28 anni in terra cinese, adesso da circa 7-8 mesi sono un servizio da compiere qui in Italia. Nella nostra famiglia sono entrati i cinesi, mio nipote ha sposato una ragazza di Hong Kong che faceva parte un po' anche dei nostri gruppi e qui ci sono i nonni di... noi abbiamo un bambino cinese che è appunto figlio di mio nipote, ha lo stesso mio cognome, sia cinese che italiano, la mamma è cinese, dunque lui è cinese. E questo per dire che in realtà questo popolo è sempre più vicino, ecco, le relazioni sono sempre più approfondite. Volevo fare due riflessioni su quanto è stato detto, innanzitutto da Pietro, Don Pietro, il quale ha confessato che lui stesso fa fatica a contattare i suoi conterranei, connazionali, non hanno tempo, si chiedono come mai io vado in mezzo a loro, cosa... E questo è un po' la prima difficoltà, cioè effettivamente, almeno che io non sia in errore, il primo contatto con il gruppo dei nostri amici cinesi può essere difficile. C'è la barriera della lingua, c'è anche la barriera di una certa distanza culturale, di mentalità, di modi di pensare, di modi di fare, anche appunto i gesti delle mani, dei volti hanno significati diversi, se non addirittura opposti. Potrebbe succedere che i cinesi, siccome non sono sempre stati aiutati, possono chiedersi qual è il motivo per cui noi li avviciniamo, c'è un sospetto, c'è una diffidenza, d'altra parte la sperimentiamo anche noi verso chiunque non è del nostro gruppo, della nostra famiglia o tra i nostri amici intimi. Ecco, questa è una prima cosa da, per cui non bisogna scoraggiarsi fin dall'inizio, come diceva anche Adina, cioè chi ha voglia di incontrare non bisogna arrendersi alla prima difficoltà e poi per poi magari dire non si può fare niente, non sono interessati, ma non è così, non è affatto così. Ecco. Poi l'altra cosa che è stata detta anche da Rina, che io condivido al 100%, è che non esistono i cinesi. Come sono i cinesi? Beh, come sono? Dipende chi incontri. E come vale la stessa qualità questa domanda, come sono gli italiani? Beh, dipende chi incontri. Ci sono degli autentici mascalzoni che disonorano la nostra nazione in giro per il mondo comportandosi da criminali, e tra l'altro gli italiani hanno nel giro per il mondo hanno veramente dei primati orribili, compreso quello della prostituzione minorile, per cui non è che non è. Però ci sono degli italiani meravigliosi che vanno in giro a fare del bene, dunque dipende chi incontri, può essere fortunato o no, questo vale per qualsiasi gruppo di persone. Per cui le generalizzazioni sono la cosa più sciocca, oltre che ingiusta, che uno possa immaginare. Non ci sono i cinesi, ci sono solo delle persone che hanno un nome, un cognome e una loro storia. E quando incontriamo dei cinesi è così, dipende chi incontriamo e dipende anche noi come li vogliamo accogliere e come li vogliamo conoscere. Detto questo, non è facile. Mi è molto colpito quello che diceva Suor Maria Chiara, io conosco la loro realtà. La loro è una realtà, io consiglio a chiunque di abbia tempo e interesse di andare a conoscere questa comunità, perché almeno che non sia in errore, è la realtà che io conosco in Italia, dove effettivamente il mondo cinese è stato incontrato, accolto e integrato. Tant'è vero che anche dal punto di vista dell'evangelizzazione, che pure a noi cristiani cattolici interessa, ha portato dei frutti significativi. Ecco,
persone si sono convertite, gli hanno chiesto il battesimo e sono entrate nella Chiesa Cattolica. Tra l'altro è più facile che un cinese si converta fuori dalla Cina che in Cina stessa. Per esempio in Canada, che pure è una realtà che io conosco bene, perché molti gente di Hong Kong è emigrata in Canada, ho decine di amici, in Canada il fenomeno di conversione dei cinesi al cattolicesimo o in generale al cristianesimo è molto diffuso. Per cui si tratta di trovare un aggancio, la difficoltà iniziale è quella di trovare, poi quando uno è entrato, ha trovato la chiave, che è quella, Maria Chiara ha chiamata dell'amore, Alina dice della simpatia culturale, dell'attenzione culturale, del rispetto, il desiderio di... Una volta trovata quella si trova un mondo che noi magari non avremmo immaginato, ecco, tra il valore dell'amicizia, è un valore che molti cinesi vivono con molto rispetto e lo mettono molto in pratica. Se per stare sulla cosa religiosa, la città di Wenzhou, da cui viene la maggior parte, è una città molto speciale, è chiamata anche la Gerusalemme della Cina, da parte di chi si interessa di cristianesimo in Cina, perché dal 20-30% della gente di Wenzhou sono cristiani, si sono convertiti al cristianesimo. È una cosa straordinaria, non è successa in nessun'altra parte della Cina, ed è soprattutto quelli che poi fanno affari con l'estero che sono convertiti al cristianesimo. Se tu vuoi fare affari, è meglio che tu entri in questi circoli cristiani che non sono necessariamente cattolici della città di Wenzhou. Tanto è vero che da 2 anni fa, siccome c'erano troppe croci in questa città, perché i cristiani sono anche ricchi e hanno la possibilità di costruire croci e chiese, il governo ha cominciato a tirarle giù. Per cui non è improbabile che i cinesi che noi incontriamo possano essere interessati o conoscere il cristianesimo. Non è frequente, ma non è neanche completamente improbabile. Per cui secondo me vale anche scavare un po' dentro a questa cosa. Bene, adesso mi fermo qui. Ciao, ciao.